Presentata questa mattina davanti a Palazzo Cavallo, sede del comune, da parte del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli e dal comandante della Polizia Municipale Aldo Poponcini, la Jeep Renegade che verrà destinata a compiti di polizia stradale e nello specifico ai servizi di polizia edilizia e al controllo del territorio. Si potenzia e si differenzia perché questo alla fine poi è l'unico mezzo che la polizia locale ha a quattro ruote motrici, quindi quel tipo di mezzo che consente di andare in qualsiasi situazione e quindi a svolgere anche quelle funzioni di protezione civile che sono proprie della polizia municipale. È un po' la riconversione di un mezzo che era stato pensato per altro e che in realtà ora potrà svolgere un ruolo, un servizio importante per i nostri agenti. Io devo ringraziare in prima persona il sindaco e l'amministrazione comunale che continua a investire sul nostro servizio affinché sia un servizio veloce ed efficiente. E questo è un veicolo che verrà utilizzato prevalentemente per l'attività a livello edilizio, quindi si muoverà anche nello sterrato, si muoverà nelle frazioni, si muoverà, è pensato per muoversi in quelle situazioni anche più difficili da raggiungere. Il nostro territorio comunale è vastissimo, ci sono tante zone anche isolate e verrà prevalentemente utilizzato per quello, ma non solo, perché come ha detto il signor sindaco c'è anche il discorso della protezione civile, ci sono delle situazioni particolari da affrontare anche durante tutto l'arco dell'anno, quindi avrà una funzione un po' polivalente. Questo veicolo è in grado di battere strade di agevole e meno agevole percorrenza di Arezzo e del suo territorio. Il nostro è un territorio bellissimo proprio per questo, perché è un territorio che spazia dalle situazioni di pianura molto belle e romantiche per certi versi alle situazioni di montagna. La neve nella nostra provincia è presente tutti gli anni e anche nel comune di Arezzo in certe situazioni. Io parlo di provincia, quindi nell'Alto Casentino, ma per noi è importante poter essere efficienti in qualsiasi condizione meteo, quindi questo è un mezzo che veramente ci mancava.